La fiera di settembre, una fiera che tradizionalmente si svolgeva al centro della città, da 7 anni non si è più svolta al centro della città ma nella zona ex Iace. Ha registrato un calo e adesso la nuova amministrazione, il sindaco, il dottor Filippo Miroddi, ha deciso di riportare la fiera al centro della città ed è stato un successo. Sì, effettivamente è vero. È stata una scelta che l'amministrazione comunale ha confermato, così come tra l'altro avevamo previsto, avevamo gridato dal palco durante la campagna elettorale, avevamo promesso ai cittadini che la fiera di settembre e di maggio sarebbe tornata intramuraria, cioè sarebbe tornata all'interno del centro abitato, ma anche perché da più parti veniva fatta questa richiesta, quindi lo sentivamo, lo percepivamo da parte dei commercianti, da parte dei cittadini, ed effettivamente è stato un successo. C'erano delle perplessità, cioè l'organizzazione, la città che veniva bloccata, che viene bloccata per 3 giorni, invece l'organizzazione poi ha avuto successo. Allora, io partivo da un presupposto, che intanto le domande degli ambulanti erano molto minori rispetto al passato, perché purtroppo la crisi che attanaglia il commercio e l'economia ha determinato anche una riduzione dei commercianti, per cui abbiamo potuto sistemare, grazie all'organizzazione, grazie anche all'assessorato competente e al comando dei vigili urbani e quindi all'ufficio del commercio, ha potuto sistemare meglio con una logistica molto molto gradevole, infatti c'è stata soltanto una filiera anziché le due entrambi marciapiedi delle strade, delle vie, permettendo addirittura anche di consentire le vie di fuga nel caso di bisogni e di emergenze. Un grande ritorno economico sia per quindi un buon successo sia per i commercianti ambulanti sia per quelle attività che gravitano in quella zona, quindi parliamo di bar, sì, rosticerie, esercizi commerciali, sì, anche negozianti. Ieri sera io con il vice sindaco, gli amministratori, abbiamo fatto una bella passeggiata, abbiamo fatto un bagno di folla, ma perché davvero era un bagno di folla? Fino a quasi mezzanotte le bancarelle erano aperte e vi garantisco che c'erano persone, c'erano anche curiosi, acquirenti. È stata una serata di festa, è come se l'agosto armerino si fosse allungato. Questo cosa significherà? Che anche il mercato settimanale farà la stessa, sì, sarà organizzato alla stessa maniera. Io ho sempre detto che in politica i patti vanno rispettati. Io dal palco ho promesso ai cittadini che avrei trasferito sia la fiera di settembre e di maggio dentro il centro abitato e sia il mercato settimanale. Questo avverrà, speriamo, nel più breve tempo possibile, mi auguro entro i primi di ottobre. Ha avuto un ruolo attivo in questa organizzazione anche il vice sindaco della città, Giuseppe Mattia. Giuseppe, una grande soddisfazione. Sì, è un grande risultato. Ieri sera abbiamo avuto anche prova dell'entusiasmo della gente che con il sindaco abbiamo fatto una passeggiata lungo la fiera, con la gente che si avvicinava, che si complimentava, che finalmente apprezzava la fiera all'interno del perimetro urbano, all'interno della città. Tra l'altro, sia per questioni climatiche, perché all'area Siace è una zona esposta a nord, quindi con gli alberi, quindi umida, fredda, e quindi si poteva stare fino a una certa ora, ma soprattutto perché il conforto della città ha permesso ai cittadini di poter fruire della fiera fino all'ultimo. Ieri sera, nelle mattinate, fino all'una ancora la gente a passeggiare approfittava anche di incontrarsi lungo le attività, diciamo, che poteva fare, anche di socializzare lungo il percorso della fiera. Ha avuto un particolare riguardo per i commercianti piazzesi? Sì, è vero, noi ovviamente cercheremo di aiutare i commercianti che in questi anni sono stati bistrattati, sono stati danneggiati un po' da una scarsa attenzione nei loro confronti. I commercianti sono una bella fetta del nostro tessuto sociale e dobbiamo riguardarli. Lo stesso faremo così come promesso durante la campagna elettorale, durante i nostri comizi, porteremo il mercato settimanale alla sua sede naturale, dove i cittadini lo vogliono, dove i commercianti possono lavorare meglio e dove possono portare un pizzico proprio di incontro sociale nel cuore della città, perché spesso si sta perdendo l'abitudine di andare nei mercati, nei mercatini, dove la gente si può incontrare, può insomma raccontarsi e anche incontrarsi anche per pochi minuti e quindi stare assieme.
Noi tra l'altro abbiamo creduto fermamente a questa operazione amministrativa, in particolare la nostra lista Patto per la città l'aveva messo nel programma, quindi fiera all'interno del perimetro urbano, il mercato settimanale all'interno del perimetro urbano, l'abbiamo voluto, abbiamo forzato proprio e accelerato, abbiamo voluto proprio che la prima fiera di settembre avvenisse, non abbiamo perso tempo e dobbiamo dare un grande merito al sindaco che con un'ordinanza ci ha permesso di raggiungere questo risultato. Salvatore Cimino è il rappresentante locale dell'ANFA Confesercenti, che ha avuto un ruolo attivo nell'organizzazione della fiera di settembre. Sì, assieme all'assessore Bascetta, il geometra ribilota dell'ufficio tecnico ed alcuni ragazzi dell'ufficio tecnico del reddito minimo abbiamo provveduto affinché si stilasse la planimetria nel migliore dei modi, perché come rappresentante dell'ANFA personalmente conosco le esigenze della maggior parte degli operatori, perciò abbiamo cercato di andare incontro alle esigenze di tutti in linea di massima e di non creare problemi alla cittadinanza, perciò si è creato una fiera con pochissimi disagi, devo dire, che poi dico se qualche disagio si creerà sarà compensato da un grande ritorno economico per la città e da una grande festa qual è la fiera di settembre.